Buonasera e benvenuti, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera e benvenuta Carolina Lussana, lei è praticamente il numero 2 della Lega alla Camera e buonasera Mario Baldassarri, senatore di Futuro buonasera. E Libertà, nonché presidente della Commissione Finanze al Senato, ovviamente. Onorevole Lussana, allora cominciamo, la Lega oggi è più che mai cruciale da quello che abbiamo capito seguendo tutta... diciamo con grande passione, anche con grande apprensione, tutta la giornata politica. Bossi ha detto stamattina che sulle pensioni il governo rischia, è tornato a ripetere poco fa che la situazione è ancora seria, lui si dice pessimista e il governo continua a rischiare. Allora, ci spiega qual è la situazione? Ma è chiaro che le parole di Bossi sono molto eloquenti. C'è il rischio di una crisi di governo, anche se dobbiamo dire che ci sono in atto crisi che si potrebbe appunto verificare in merito a una dissonanza sulle misure con le quali appunto le pensioni, Berlusconi dovrebbe... No, il nodo, cioè, sono le pensioni, sono le pensioni, in particolare le pensioni di anzianità. Su questo punto la Lega ha sempre avuto una posizione chiara, è vero anche che sono in corso da ieri una serie di incontri fra i capigruppo, i nostri ministri, lo stesso Bossi, per cercare di tornare a trovare una soluzione. Noi comunque abbiamo cercato di far capire, stiamo cercando di far capire ai nostri alleati il perché del nostro no a questa riforma delle pensioni. Adesso... E abbiamo tutta una serie di ragioni per le quali chiediamo di essere ascoltati. Adesso poi le spiegherà anche a noi e alle spettatrici e agli spettatori. Intanto comunque la vorrei ringraziare perché i rappresentanti della Lega oggi pare che non vadano da nessuna parte a parlare in televisione, anche perché forse è un po' c'è imbarazzante no, la situazione. Io le dico la verità, io non potrò dirle l'esito del o quelle che sono le proposte che in queste ore si stanno facendo sui vari tavoli di discussione. Questo appunto è materia riservata di chi a quelli colloqui partecipa. Io non vi partecipo, come ripeto, li sta seguendo direttamente Umberto Bossi, i nostri ministri, i capigruppo. Ma è pessimista come Bossi o pensa che si troverà una soluzione? Guardi, sicuramente Bossi è più a conoscenza di me, di quello che è lo stato di avanzamento o meno di queste trattative. Io resto fiduciosa che appunto il PDL capisca le nostre motivazioni. Allora, senatore Baldassarri, lei è di Futuro Libertà, è stato nel PDL per un po' di tempo. Cosa pensa che accadrà alla fine, visto che pare che Berlusconi in queste ore stia scrivendo insieme a Letta, ma non con Tremonti, questa lettera di intenti da presentare domani all'Europa, no? Ci attendono al varco, come si suol dire. Ci si può presentare senza una riforma sulle pensioni? Ci si può presentare come? No, infatti questo è il problema. Il problema non è tanto se ci sarà o non ci sarà una crisi di governo sulle pensioni perché il PDL e la Lega non trovano l'accordo. Il problema è che bisogna partire da un'altra considerazione. È in atto una crisi finanziaria del debito pubblico italiano. È in atto da mesi, è cominciata a luglio, lo spread con i titoli tedeschi ha superato i 400 punti, all'inizio noi eravamo messi meglio della Spagna, in corso d'opera in questi mesi la Spagna ci ha superato, nel senso che il loro differenziale tasse è più basso del nostro, abbiamo fatto due manovre di aggiustamento, a mio parere entrambi sbagliate, bocciate dai mercati, oggi siamo nella condizione che la Banca Centrale Europea ci dà un po' d'ossigeno comprando i titoli di Stato italiani, nonostante questo il differenziale sui tassi oscilla tra 3,70 e 400 punti base, cioè il 4% in più. Ecco, ma l'atteggiamento della Lega lei come lo, no, come sto lo giudica? Sto parlando agli amici della Lega e anche a quelli del PDL, perché è un problema di responsabilità nazionale in questo momento. Cosa vuol dire 4% in più di tassi di interesse? Vuol dire che se per caso si consolidassero strutturalmente questi attuali tassi di interesse, il debito italiano sarebbe già in default. Perché? Perché il tasso di interesse, attorno al 6%, supererebbe ogni ipotesi di tasso di crescita
dell'economia italiana nei prossimi 20 anni. Questo si chiama, per chi conosce un po' queste cose, teorema di Solow, cioè un teorema economico che da 40 anni dice che se il tasso di interesse supera il tasso di crescita è ovvio che il debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo, cioè se il numero che sta sopra cresce più rapidamente del numero che sta sotto, il rapporto debito-PIL va all'infinito. I mercati non è che aspettano un anno, 2 anni, 3 anni perché tutto questo avvenga, anticipano. Quindi dobbiamo partire da questa considerazione. Abbiamo poche settimane di tempo, se non giorni, per rispondere ai mercati e alla lettera della BCE. La lettera della BCE ci ha semplicemente chiesto, non le pensioni, la lettera della BCE ci ha chiesto una strategia di riforme strutturali che avremmo dovuto fare forse da 10 anni, il motivo per il quale io personalmente sono uscito dal PDL perché non le avevamo fatte, e quindi non è che la BCE ci impone nulla. Ci dice quello che avremmo dovuto fare nell'interesse dell'Italia, non nell'interesse del resto d'Europa. Vorrei chiedere all'onorevole Lussana se è chiaro al governo, ai rappresentanti del PDL, della Lega, cosa stiamo rischiando qui, continuando a perdere tempo? Ma io innanzitutto dico che non abbiamo perso tempo, perché si potrà anche discutere sulle manovre che sono state, o sulle misure che sono state adottate con le manovre, ma non mi sembra che l'Europa avesse giudicato inefficaci, inefficienti o insoddisfacenti le manovre adottate. Ce ne hanno chieste 4, fra l'altro, quindi c'è, diciamo fra tanto l'altro, efficaci, beh, non insomma, devono essere. Io starei anche attenta a parlare oppure a valutare i diktat che ci arrivano dall'Europa, perché poi chi ce li invia questi diktat? Un conto sono le indicazioni che ci possono pervenire dalla BCE, e comunque c'è l'autonomia dei singoli stati di valutarle e di adottare delle soluzioni proprie, perché appunto mi fa piacere che Baldassare l'abbia detto, che noi si debba andare a toccare il nostro sistema pensionistico non sta scritto da nessuna parte. Però vorrei dire, al di là del discorso dello spread, che è vero che i nostri tassi, della BCE. E poi vedremo perché, secondo me, sbagliano a dire questo. Perché sbagliano? Sbagliano perché un rapporto di sostenibilità che valutava proprio il sistema pensionistico italiano è del 2009 rispetto agli altri sistemi pensionistici europei, diceva che il nostro sistema è perfettamente in equilibrio. Fra l'altro, noi abbiamo una prospettiva di decremento della spesa pensionistica pari allo 0,4% in controtendenza rispetto a quanto accade negli altri stati europei e rispetto alla media europea che prevede una crescita del 2,6%. Vogliamo poi entrare nel dettaglio? Aspetti, prima il discorso vorrei dei 65-67 anni. Abbiamo tempo, ma vorrei che prima replicasse il senatore Baldassarri. Sì, no, due precisazioni in realtà. Uno sulle manovre. Allora, le manovre fatte ad agosto sono scritte nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del governo. In questa nota d'aggiornamento ci sono i dati che hanno letto in tutta Europa e in tutto il mondo. Cosa dicono questi dati? Che la manovra di agosto aumenta di 92 miliardi le tasse da qui al 2013. Con questi 92 miliardi di tasse in più, cosa ci faremmo? Ci azzeriamo più o meno il deficit pubblico nel 2013, ma per altri 36 miliardi, è scritto qua, si aumenta la spesa corrente e si tagliano di 15 miliardi gli investimenti infrastrutturali. Allora l'Europa o chiunque di buon senso capisce che se una manovra è fatta, aumento di tasse, aumenti di spesa corrente ulteriori e tagli di investimenti, frena l'economia, quindi non si ottiene, si ottiene neanche il rigore, perché quello zero deficit con questa tabella si dimostra che mancheranno 20 miliardi a causa della minore crescita, dei minori interessi che sono stati scritti qui. Cioè in Europa sanno leggere e scrivere, voglio dire, non è che possiamo portargli le letterine di Babbo Natale. Sapranno anche leggere e scrivere. La fermo, onorevole Lussana, non possiamo portare la lettera di Babbo Natale. Subito dopo la pubblicità ci dirà se la Lega evidentemente non è d'accordo su questa posizione. Sentiremo anche cosa pensano gli italiani di questa crisi. Allora, onorevole Lussana, il senatore Baldassarri ha detto prima della pubblicità che in Europa sanno leggere e scrivere e noi non è che ci possiamo presentare
domani al vertice europeo con la letterina di Babbo Natale, no? Della Lega, in particolare il vostro leader Bossi, invece parla sempre di diktat dell'Europa, ha anche detto che quello dell'Europa è un colpo contro Berlusconi, che il nuovo governatore della BCE Draghi con la lettera del 5 agosto ha voluto fucilare Berlusconi, ma che interesse avrebbero a colpire personalmente Berlusconi? Perché dite queste cose? Noi non neghiamo chiaramente quella che è la situazione di difficoltà che sta attraversando il nostro paese, però bisogna riconoscere che gli sforzi per cercare di tenere i conti in regola rispetto a una situazione del passato e ad una gestione disastrosa sono stati fatti. Solo il fatto di aver previsto pareggio di bilancio nel 2013. Negli ultimi 11 anni voi siete stati al governo 9. Sì, benissimo, però il debito pubblico non l'abbiamo creato noi. Ecco, e fra l'altro, se vogliamo parlare di debito pubblico, dobbiamo dire che l'Italia ha i suoi bei 1.900 miliardi di euro di debito pubblico, però voglio dire, la Germania non è da meno, perché è il terzo debito pubblico lordo più consistente del mondo e ci supera rispetto al debito italiano. Noi abbiamo un problema diverso, come accennava il senatore Baldassarre, che è quello che purtroppo i tassi sul nostro debito stanno crescendo e crescono di più rispetto agli altri paesi, perché non cresce il nostro PIL. E allora le risposte che dobbiamo dare all'Europa, oltre quelle che abbiamo già dato per tenere i conti in regola e per cercare di ridurre la spesa e il debito pubblico, sono quelle di consegnare delle misure strutturali per quanto riguarda la crescita. Solo che in queste misure strutturali noi non riteniamo necessario modificare l'attuale sistema pensionistico, perché, come dicevo prima, è l'Europa stessa, la Commissione europea, come ha detto ieri il ministro Maroni, che ha certificato l'equilibrio del nostro sistema. È così, senatore Baldassarri? Perché allora si discute tanto delle pensioni di anzianità, purtroppo, che peraltro vengono elargite per oltre il 60% al nord, no? Siamo in territorio elettorale leghista. Perché al nord ci sono le pensioni di lavoro, probabilmente al sud hanno invece gli assegni di mantenimento, quelli di invalidità, sui quali noi abbiamo chiesto una forte stretta, mi faccia finire, perché quando si parla di tocchiamo le pensioni, allora andiamo a vedere prima le pensioni che non sono prodotte da reddito di lavoro. E questo governo ha fatto molto in questa direzione, perché dal 2009 al 2010 sono stati risparmiati 90 milioni di euro per quanto riguarda gli assegni di invalidità, che erano dati a dei soggetti che non avevano la titolarità per averla, i ciechi che guidano la macchina, e altri esempi devastanti come questo. Senatore Baldassarri. No, il punto centrale è proprio questo: l'Europa ci addebita la mancata crescita, la mancata strategia di crescita economica, e non è che lo possono fare in modo... Sì, ogni tanto magari alcuni leader fanno i sorrisini, che francamente sono da respingere in toto, perché se, come si diceva una volta, se Sparta piange, Atene non ride, e qui direi se Parigi, se Roma piange, Parigi non è che c'ha tanto da ridere. Ma ciò detto, il tema di fondo è che loro hanno letto. E allora, quelle manovre fatte a luglio e ad agosto, teoricamente fatte per azzerare il deficit, in realtà tagliano di 2 punti percentuali da qui al 2013 la crescita economica. Cioè è un gatto, è un cane che si morde la coda. Nel perseguire l'azzeramento del deficit e quindi il cosiddetto rigore, taglio la crescita economica e quindi non raggiungo né l'azzeramento del deficit e peggioro le condizioni di crescita. Allora, ma infatti, sai che una critica che muoviamo all'Europa è quella di aversi messo dei paletti più stringenti, perché se al pareggio di bilancio saremmo potuti arrivare invece che nel 2013, magari nel 2014, non avremmo dovuto deprimere la crescita economica. Allora, però c'è la possibilità di mettere in campo delle misure. Benissimo, allora bisogna mettersi in testa una cosa: che noi dobbiamo perseguire contemporaneamente quelle che io ho sempre chiamato da anni le due gambe della politica economica, perché in un caso o nell'altro sarebbe zoppa la politica economica, rigore e crescita. C'è un nodo fondamentale dal quale non ci si può scappare, e cioè il taglio dei costi della politica, degli sprechi e i tagli della spesa corrente, che sono le malversazioni, gli sprechi, che sono le voci nella tabella del governo che aumentano di più nei prossimi anni. Allora, senza quei tagli non ci sono le risorse né per fare il rigore né per fare la crescita. La politica economica è scelta, non è fatta di tagli lineari percentuali come in tutti questi anni, è fatta di decisioni in cui si dice: signori, in quella voce lì, e io le ho indicate da anni,
per esempio, fondi perduti, che sono perduti sul serio, che non hanno mai aiutato il Sud, e voi della Lega, e la mia proposta da anni è proprio quella, azzeriamo i fondi perduti e dimezziamo l'IRAP alle imprese e li sostituiamo con i crediti d'imposta. La Lega su questo, 2 anni fa, abbiamo firmato insieme un emendamento. E poi cosa è successo? E non è passato perché il governo ha dato parere negativo. Se siamo di fronte ad un ministero dell'economia, un ministro dell'economia che tenta di raggiungere il rigore senza conoscere le basi fondamentali dell'analisi economica, perché se raggiungi lo zero deficit frenando la crescita non fai né l'uno né l'altro, purtroppo sono anni. Però Bossi è un grande sostenitore del ministro dell'economia Tremonti. Sì, ma ci rimette anche lui, perché con quella strada la Lega, il PDL, la maggioranza è sempre più in difficoltà. Allora, precisazioni sulle pensioni di anzianità. Sì. Attenzione, perché lei ha ragione a dire, ci sono anche le false invalidità e quant'altro. Ed è sacrosanto, perché l'invalido va sostenuto, il finto invalido, francamente, è repellente. Però attenzione, le pensioni di anzianità, cosa sono? Rapidissimo, siamo ancora nel sistema retributivo, cioè la gente va in pensione in base allo stipendio che ha preso, non in base ai contributi che ha pagato. Allora è facile calcolare, lo sappiamo tutti, che chi va in pensione di anzianità ottiene con il metodo retributivo una pensione che è il 40% in più di quello che avrebbe diritto in base ai contributi pagati, va bene? Quindi ottiene da chi paga oggi i contributi, da chi paga oggi l'IRPEF, un regalo per il 40%. Allora si dice, non tocchiamo le pensioni di anzianità, però minimamente dirgli, ti manteniamo questo diritto, però vai in pensione un anno o due dopo a scalare, perché tanto è ineluttabile anche questo. L'età pensionabile dovrà tendere a 70 anni per tutti. Il problema è decidere, i numeri lo dicono, quando lei arriva. Siamo partiti nel 69. Lei non è d'accordo? Perché non è d'accordo? Perché ci sono dei numeri inconfutabili. No, perché comunque il nostro sistema si è già adeguato a quelle che sono le diverse aspettative di vita e quindi l'allungamento della vita. Come non è vero? Adesso siamo nel discorso delle pensioni di anzianità e noi diciamo chiaramente che chi ha 40 anni di contributo, che ha fatto un contratto con lo Stato, non si può vedere cambiare le carte in regola, soprattutto quando si tratta anche di lavori particolarmente usuranti. Per quanto riguarda poi il discorso delle pensioni, è stata l'alibi con il quale abbiamo rinviato a 70 anni in Europa non ci va nessuno, perché anche la Germania arriva a 67, ma già con il nostro sistema attuale noi praticamente di fatto ci arriviamo per quanto riguarda nel gli 2030. Uomini, c'è poi il discorso delle donne, però per gli uomini già è benissimo che c'è il tetto dei 65 anni, l'assegno non viene erogato immediatamente ma viene erogato un anno dopo, quindi tu maturi il diritto ma non hai l'assegno, arriviamo già a 66, ci sono poi l'aumento graduale dei 3 mesi. Questa è un'altra follia, la Tremonti. A 67 anni ci arriviamo. Però non ti pago per cassa. Ma per far capire, perché questo è un punto importante, per far capire che quello dall'innalzamento tra i 65 e i 67 è un falso problema. Sulle misure per la crescita... Però di no, perché in tutta Europa invece è così. Mi scusi, la devo interrompere, aspetti, adesso le faccio vedere. Questi sono i dati. Le faccio vedere adesso che cosa pensano gli italiani. No, del quello che viene spesso definito il diktat europeo, perché hanno delle idee molto chiare su una serie di punti importanti. Sentiamo Paolo Pagliaro. 2 anni fa si diceva preoccupato per la crisi economica il 56% degli italiani. Nella primavera scorsa era il 71%. Oggi i timori sono condivisi dall'87% dei cittadini. Per la prima volta negli ultimi 30 anni si registra un diffuso pessimismo sul futuro. Secondo l'indagine condotta ieri e oggi per 8,5 dall'Istituto Demopolis, il 56% degli italiani ritiene concreto un rischio Grecia anche da noi. Solo un terzo degli intervistati si mostra più ottimista, escludendo del tutto quest'ipotesi nella convinzione che l'Italia sia un paese in difficoltà ma con molte risorse. Le ragioni della crisi nella percezione dei cittadini sono da imputare soprattutto all'abnorme evasione fiscale. Per i 2/3 vanno ricercate invece negli sprechi della pubblica amministrazione e nei costi eccessivi della politica. Il 59% sottolinea la perdurante assenza di concrete politiche per la crescita. Tutto ciò non toglie che a 6 italiani su 10 l'ultimatum di Merkel e Sarkozy sia parso inopportuno nei tempi e soprattutto nei modi.
per un italiano su quattro invece è un segno di scarsa fiducia, una provocazione giustificata dai ritardi del nostro governo. Il piano urgente chiesto all'Italia dall'Unione Europea divide l'opinione pubblica in modo trasversale, quasi prescindendo dalla collocazione politica degli intervistati. Per 4 su 10 si tratta di un intervento eccessivo per il carico di sacrifici richiesti. Il 37% lo ritiene invece necessario visto l'immobilismo del governo. Il 23% ritiene le misure necessarie ma non praticabili nei tempi indicati. I cittadini intervistati dall'Istituto Diretto da Pietrovento hanno alcune proposte per evitare il rischio Grecia. La prima è quella di una patrimoniale sulle grandi ricchezze. La seconda è la cessione di parte degli immobili pubblici. Poco più di un terzo accetta l'ipotesi di un intervento strutturale sulle pensioni. Appena il 23% l'eventualità di nuovi condoni fiscali. Centrale resta il nodo delle pensioni. Secondo l'indagine Demopolis è ancora una minoranza il numero di chi si mostra favorevole all'aumento dell'età pensionabile. Il dato di contrarietà del 57% si alza al nord e soprattutto tra gli elettori della Lega, il 73% dei quali si dichiara del tutto contrario a qualunque ipotesi di innalzamento dell'età pensionabile. Sullo sfondo resta la convinzione, ribadita dal 73% degli italiani, che il governo Berlusconi non sia in grado di gestire l'emergenza economico-finanziaria né di varare misure in grado di rilanciare seriamente la crescita. Senatore Baldassarri, l'Italia a rischio come la Grecia. Ecco, oggi il presidente dell'Eurogruppo in serata, Juncker, ha detto che occorre evitare che il contagio greco si estenda anche all'Italia. Che cosa rischiamo? Ma guardi, questo dell'esempio della Grecia è un falso problema. La Grecia è un piccolo paese europeo, più o meno come può essere l'Umbria in Italia. È l'errore che ha fatto l'Europa nei confronti della Grecia che lo ingigantisce. E noi cosa rischiamo? Perché a questo punto, se l'anno scorso subito si fosse dato un sostegno serio subito alla Grecia e poi messa sotto controllo, perché lì avevano imbrogliato i conti, forse ci saremmo trovati. L'Italia è un altro problema. L'Italia è il paese fondatore, è un grande paese europeo. L'Italia, io sono d'accordo con quel 33% di persone che dicono l'Italia ha grandi risorse. Il problema non è che l'Italia ha grandi risorse, è se l'Italia ha la capacità politica di assumere decisioni in termini di riforme strutturali. Perché l'Italia, se saltasse l'Italia... Quello che è successo oggi cosa ci dimostra? Lo chiedo a entrambi. Ma a me personalmente dimostra che non c'è la percezione politica della gravità della situazione, della necessità di fare... Se andiamo a vedere la lettera della BCE, è il programma elettorale del 2008 del PDL e della Lega messi insieme. Sostanzialmente scritto, però non è stato fatto. E allora non si può dire è il diktat della BCE, è quello che non è stato fatto. Non è così. Ma la riforma delle pensioni, i tagli agli sprechi, gli investimenti infrastrutturali, la ricerca, l'innovazione. Cosa vi ha impedito di fare questo? Cosa ci ha impedito? Noi abbiamo portato avanti delle misure importanti. Adesso cerchiamo di completare, perché quello che abbiamo sempre detto, anche come Lega, è quello di andare avanti con le misure per rilanciare la crescita e lo sviluppo. Io sono d'accordo su alcune cose che ha detto Baldassarri, i fondi strutturali, quindi i finanziamenti a pioggia, soprattutto fondi, mi spiace perduti, dirlo, fondi perduti nel sud del paese, dove si va a aprire una fabbrica, si chiude immediatamente subito dopo, va bene, si chiude subito dopo e non si crea assolutamente dello sviluppo. Per quanto riguarda i tagli della spesa pubblica e degli sprechi dei costi della politica, sai, abbiamo condiviso anche in parte, poi c'è stato un percorso diverso, che noi puntiamo molto sui costi standard che ci saranno col federalismo fiscale, perché quello finalmente non è così, perché quello no, è il contrario, perché quello finalmente avete preso i costi storici, lascerà da parte la spesa storica che e ci sarà il costo standard. Non sai benissimo così. Che quando andrà a regime va bene, non è così, ma io dico che legge, invece è così. Dismissione del nostro patrimonio pubblico per finanziare, su questo sono misure, ma io dico anche puntiamo sui giovani e le donne. Io non conosco nei dettagli quello che saranno le proposte nel decreto sviluppo, ma il fatto che si dica che per le donne disoccupate con dei figli a carico finalmente ci sia la possibilità di sgravi da parte delle imprese, o così come l'apprendistato per i giovani. Sono sicura che i giovani risorse... e le donne sarebbero molto felici, ma credo che ci crediamo felici e pensiamo di poterlo se potessimo realizzare. Stare un po' più tranquilli, perché la casa sta bruciando.
forse non Beh, sappiamo non lanciamo se... anche allarmismi non perché è... non fanno onore al nostro paese, alla capacità del nostro paese di risollevarsi anche in situazioni di difficoltà. Niente allarmismi, noi cerchiamo semplicemente di fare i giornalisti. Grazie, devo chiudere, grazie onorevole Russano, la ringrazio doppiamente perché so che lei è l'unica leghista che stasera va in televisione. Grazie senatore Baldassarri, noi ci vediamo come sempre domani 8:30, arrivederci.